Sono centinaia le segnalazioni che quotidianamente giungono alla nostra redazione da parte di cittadini esasperati dalla presenza di questi ospiti indesiderati. Parliamo di topi. Abbiamo persino immortalato questi topi sorpresi a passeggiare sul viale Garibaldi. Forse sono i futuri residenti dell'antico e glorioso viale Garibaldi, oramai sempre più desertificato e con troppe serrande chiuse. Insomma, scappano i commercianti, ma arrivano in cambio i topi. Una di queste serrande viene quotidianamente utilizzata per bacheca mortuaria. Sporcizi e topi la fanno da padroni e nessuno interviene. Nessuno vede, qui nessuno sente. Nessuno degli amministratori, oseremmo dire, si vergogna. I cittadini hanno il diritto di vivere in un ambiente sano e decoroso, altro che rilanciare il turismo e il viale Garibaldi. Si provveda prima a rispettare le norme igienico-sanitarie. Certo, i vantaggi di questo degrado ci sono e come. I pochi turisti e vacanzieri potranno raccontare un giorno, ritornando presso le loro città, che merita un paese originale che vanta di avere due musei, quello garibaldino sul lungomare dei Mille e il museo del topo sul viale Garibaldi. Aspettiamo che venga inaugurato almeno dal sindaco e dalla sua amministrazione.